Restiamo in argomento. Il sindaco Roberto Gravina, dopo aver incontrato la dirigenza della squadra del Campobasso, rilascia una dichiarazione dove sottolinea l'attenzione dell'amministrazione alla vicenda dell'esclusione dal campionato di Serie C. La vicenda dell'esclusione del L'abbiamo Campobasso dal vissuto in campionato modalità di calcio di incredibile, Serie C, oltre indimenticabile che per la la presenza tifoseria, delle immagini preoccupa non scattate sulla poco rete. anche l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Roberto Gravina. Questa mattina ha incontrato la dirigenza della società che, oltre al rammarico per la questione, ha evidenziato le problematiche e la situazione finanziaria ed economica, illustrando le possibilità future attualmente legate al ricorso al TAR del Lazio. Dopo l'incontro, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, ha rilasciato una dichiarazione. Beh, questa mattina abbiamo incontrato personalmente la società, sia il patron Gesuè che appunto Raffaele Di Francesco, l'amministratore, ed è stato un momento chiaramente di chiarezza, di verità. È chiaro che in questo momento la città aspetta di conoscere quelli che sono gli esiti da un punto di vista chiaramente del ricorso al TAR che la società ha annunciato, ma che ha ribadito vuole attendere le motivazioni del CONI per poter poi presentare un ricorso al TAR del Lazio che abbia compiutezza, quindi che abbia tutti gli elementi. È altrettanto evidente che come amministrazione ovviamente si è chiesto innanzitutto chiarezza anche in ordine ai debiti, quindi onorare quelli che sono tutti i debiti con i fornitori, con i collaboratori che lavorano all'interno della società, e poi resta aperto ovviamente diciamo così, la parte più delicata, che è quella del futuro che ci attende. Chiaramente il ricorso al TAR è dirimente per poter capire se la società resterà in Serie C o se invece si dovrà prospettare un nuovo capitolo che chiaramente noi ci auguriamo tutti possa passare per una continuità aziendale della società, in modo tale da non perdere l'iscrizione eventualmente in Serie C, quantomeno per conservare la nazionale dilettanti. C'è ovviamente la consapevolezza da parte del patron di una situazione come dire, non felice anche da un punto di vista degli umori della città, e quindi c'è anche la disponibilità dell'ingresso in società di nuovi soci. Questo è importante, è il passo fondamentale per poter conservare la matricola e appunto tirare dritti per comunque non retrocedere in eccellenza. Quindi in questo momento ferma la volontà di insomma, insistere davanti alla magistratura. In questo caso l'amministrazione seguirà, adesso sarà il passo successivo quello di interessare la FIGC per comprendere al meglio quali sono le possibilità reali sul campo. Una cosa è certa, bisognerà adesso avere un rapporto di totale trasparenza con la città, c'è l'impegno da parte di Gesuè, quindi sia di eventualmente fare un passo indietro, ma soltanto quando si avrà la certezza che appunto l'esito del ricorso al TAR non sia negativo. Quindi le rassicurazioni al momento ci sembrano opportune, ci sarà anche una comunicazione da parte della società volta a chiarire tutti gli aspetti.